questo è un progetto molto importante, è un progetto che parte dal basso, partecipato, 200, oltre 200 stakeholder di tutti i settori della città, per andare a rappresentare a l'OCSE, che poi ha elaborato questi dati, un sistema socio-economico che alla fin fine risulta più vivace, più positivo di quello che magari in apparenza sembrerebbe. Quindi riteniamo di aver fatto un lavoro importante assieme al Comune di Udine, e questo chiaramente non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Una ricerca importantissima e di grande valore anche scientifico. È evidente che abbiamo la necessità di fare dei ragionamenti importanti per tutti i territori regionali. In questo caso la Camera di Commercio di Udine, il suo presidente Gianni da Pozzo, ha voluto che l'OCSE facesse uno studio su Udine 2024, quindi il futuro di questo territorio, che è un futuro che a mio avviso non può essere autonomo, deve essere una visione complessiva dove Udine guida tutta una serie di processi importanti, industriali, culturali, legati a percorsi di comunità nel suo complesso, ma che ha bisogno anche di legare tutti questi percorsi poi ad altri territori regionali, in modo che emerga forte la forza di un territorio regionale che ha nella specificità dei singoli territori la propria forza.